Si stanno lavando le mattonelle. È un lavoro difficile? Non tanto, no? Se ci metti l'impegno è facile. Ho messo i mattoni, ho pulito i mattoni. È stato faticoso? No. A me mi piace pulire anche a casa. 280 persone, di cui molti bambini delle scuole di Indicatore San Leo e delle associazioni All Stars ed Electra, hanno contribuito in questi mesi al grande mosaico di Indicatore sotto la supervisione dell'artista Giorgia Carpenito. Adesso i ragazzi stanno per completare le sculture, ma il lavoro durerà ancora per alcuni anni, fino a che non sarà pronto il parco sensoriale. Dai primi di luglio del 2013 a oggi sono stati realizzati 200 metri quadri di mosaico, 12 sculture e oggi, voi pensate, in tre settimane praticamente sono state tutte mosaicate queste tartarughe, questi fiori, queste civette che entreranno a far parte di questo parco. Come si sono inseriti i bambini in questo lavoro? Li vediamo adesso all'opera. Le associazioni hanno portato anche ragazzi diversamente abili. Che esperienza è stata? Ci siamo stati contagiati da questo grandissimo entusiasmo, questa volontà, questa pazienza che è incredibile. Quindi si stanno scoprendo in questo territorio dei grandissimi artisti, perché poi i bambini vogliono diventare tutti dei grandi artisti. Speriamo che qui nascano le fondamenta magari per una scuola in futuro. Il parco laterale alla chiesa ha la funzione di diventare un parco sensoriale, creato apposta per tutti, ma fondamentalmente per le disabilità, con un percorso sensoriale di cromoterapia, musicoterapia, olfattoterapia e magari dei giochi che educhino i bambini a imparare i numeri, l'alfabeto o dei giochi che venivano fatti tradizionalmente quando ero bambina io. Come ti chiami? Asia. Che cosa stai facendo qua al mosaico di Indicatore? Sto lavando le mattonelle, però qui si fa un po' di tutto. Ad esempio, mi vuoi raccontare? Sì, si può stuccare, si può lavare le mattonelle, si può mettere il mosaico e tante altre cose. Come ti sembra questo lavoro? Bellissimo. E le sculture che stanno venendo fuori? Bellissime. Che stai facendo? Sto posizionando le mattonelle. Come si fa ad attaccare una mattonella? La scegliete tra i vari colori che vi hanno dato? Sì. E poi? Si mette nella parte.